Salve a tutti ragazzi e benvenuti dal vostro Dark Chaos 92. Oggi siamo qui con questo nuovo episodio perché, ahimè, quello precedente purtroppo non c'è più. Purtroppo i file sono stati automaticamente rimossi e quindi mi tocca fare una nuova serie. Ed eccoci qui con Minecraft Vanilla Sopravvivenza. Allora, io vi dico subito che di Minecraft non ne capisco, quindi se farò qualche errore capite anche che purtroppo non è colpa mia, ecco. Comunque, siamo qui, cerchiamo di incominciare a farci comunque una piccola casetta, ovviamente, no? Anche perché ovviamente su Minecraft cosa si può fare? Allora, intanto iniziamo ovviamente all'inizio, ragazzi, della serie. È ovvio che comunque è un po' noioso, però andando avanti, cercando di farmare più materiale, più roba possibile, cercheremo di portare cose molto più carine rispetto a quelle che già comunque ci stanno nel gioco. Comunque, ragazzi, mi raccomando, come vi vedo molto attivi nel canale, io vi chiedo per un prossimo episodio di arrivare ai 30 like. Perché così pochi like? Perché comunque voglio vedere se realmente a quasi 30 persone comunque gli piace questa sorta di episodi. Quindi se arriviamo a 30 like vi porterò un nuovo episodio, quindi la seconda, il secondo episodio. Allora, in questo episodio, ragazzi, cercheremo di crearci, tra virgolette, la nostra base, anche se comunque non so dove andarla a creare. Perché vi spiego subito. Allora, vediamo un attimino. Là intanto ci stanno i porcellini, quindi si potrebbe iniziare a fare tipo una farm, una roba del genere, anche se fuori tutto è magnifico. Vabbè, comunque, lasciando questo, dobbiamo farci un bel po' di mangiare. Mi dai il mangiare? Sì, no? Grazie, gentilissimo. Vabbè, dai. Allora, io direi di farci la nostra casetta qui. No, anche perché è carino qui. Cioè, alla fine là abbiamo... Allora, intanto dobbiamo cercare di creare crafting table. Ok, perfetto. Fino a qui ci siamo. E quindi qua mettiamo il crafting table. Poi nel crafting table possiamo fare anche gli sticchiettini, che ci serviranno più o meno 12 bastano, io penso, probabilmente. E andiamo a farci una spada. Che okay, intanto un piccone in legno, che va molto bene. E poi la spada, se non mi sbaglio, era così. E così, perfetto. Mamma mia. No, che ha fatto? Ok, perfetto. Quindi andiamo a mettere questi qua, il piccone qui. Allora, adesso dobbiamo andare... No, dobbiamo cercare di trovare... Manco il tempo di dirlo. Eccolo qua. Io non so se adesso me li dà. Sì, perfetto, me li dà. Quindi facciamo un po' di pietra. Quindi dovrebbe essere cobblestone questo, se non sbaglio. Pietrisco, no, pietra. Facciamo un po' di pietra, ragazzi. Così ci potenziamo, ovviamente. Facciamo il piccone in pietra. E l'arma, comunque, in pietra. La spada in pietra, roba del genere. Quello che è, ovviamente. Facciamo un pochettino di queste pietre. E cerchiamo di, successivamente, penso che 12 bastano, la voglia, cioè alla fine non è che dobbiamo fare chissà che. Mettiamo questo qui per poter salire e ritorniamo al nostro crafting table. Cerchiamo di craftarci subito, e questo è il piccone in pietra, ok. Poi facciamo la spada in pietra e poi io direi facciamo 3 picconi. Solo 2 riesco a fare. No, vabbè, 3. Ah, e la... No, e dobbiamo fare pure la pala. La pala, perfettissimo. Alla grande, ragazzi. Alla grande. Allora, la pala mettiamo qui. Questi li mettiamo qui, che poi ovviamente ci faremo qualcosa, non so cosa. Ok, la sabbia, perfetto. Qua c'è il mangiare. Mettiamo gli altri picconi qui, anche per sistemare un po' il tutto. Facciamo anche così, così ci prendiamo tutto l'asse. Ok, questo così, perfetto. Vediamo un po'. Qui ci dà gli assi di betulla. Di betulla, attenzione, incredibile, amici, l'asse di betulla. Comunque, ci serve, tanto rompiamo questi, che ci potranno servire non so per che cosa. Però siccome io seguo le serie di Stepney, ragazzi, quindi probabilmente queste cose serviranno a qualcosa. Allora, io intanto direi di entrare qua dentro e farci almeno un po' di carbone, sperando di trovare il carbone, ragazzi, perché con il carbone possiamo fare le torce. Vediamo un po' di scendere e cerchiamo il carbone. Io, mentre, ragazzi, farmo un po' di materiali che ci serviranno per andare avanti, volevo parlarvi un po' del commento che
Mr. Flame ha scritto nel video che ho fatto. Ragazzi, Mr. Flame non sa più quello che deve scrivere, ragazzi, perché vi dico semplicemente che cioè, ha scritto un commento inutile, anche perché comunque fate conto che il suo canale adesso sta andando bene, ma ci sarà un giorno che i canali critica moriranno praticamente sulla piattaforma di YouTube, oppure YouTube manderà un messaggio, un qualcosa per far cambiare format, anche perché secondo me prima o poi una notifica YouTube la manderà per questi canali, perché hanno precisamente rotto il cazzo, ovviamente, scusando la frase, ragazzi, perché questi canali hanno buttato giù praticamente YouTube Italia, perché grazie a questi canali molte persone adesso non riescono più a salire su YouTube e anche altre robe varie che non sto qua a dirvi. Comunque, intanto, ragazzi, volevo cambiare un attimo discorso e uscire dalla fase flame, perché abbiamo fatto 24 di carbone, quindi con gli assi di quercia noi possiamo fare gli sticchiettini. Ci serviranno per fare ovviamente le torce. Io adesso non so, vabbè, 56 torce vanno benissimo. Adesso, sempre con il carbone, dovremmo creare, ragazzi. No, non credo che sia questo. Dark. Io non credevo che era così, invece è così. Aspetta che a sto punto ne creiamo un altro, no? Perché servirà per la carne, ok? Allora, mettiamo uno qui e poi qui. Ok, va bene. Vabbè, tu cuoci, mi raccomando, cuoci. Già mi ha fatto la costoletta, raga, così veloce? Mangiamo. Bravo. Ancora, mangiamo. No, mangiamo. Ok, così ci siamo rifullati. Allora, c'erano dei porcellini d'India qui. Ciao, zio. Minchia, l'ho one-shottato, ragazzi. Ed è modalità sopravvivenza, shotta le persone. Le persone, gli animali. Ehi, porcellino. Grazie, gentilissimo. Grazie. Io non so per come farli accoppiare, come si accoppiano, raga. Però, dato che questi due qui sono qui, arriva la notte, raga, mi servono le pecore. Io so che mi servirebbero le pecore per fare la lana e con la lana farci comunque avete capito, no? Perché adesso, dato che viene la notte, noi siamo in un punto cruciale di Minecraft. Adesso spawneranno tutte le cose possibili e immaginabili qui. Quindi, intanto devo mettere questi qua. Perché là, ecco, c'è luce? Non capisco perché c'è luce lì. Vediamo un po'. Oh, la lava, ragazzi. Non ci voglio credere. Già stavo cadendo, raga. Se cadevo ero morto. Mamma mia, tanta roba, raga, la lava. La lava è pure una caverna, mi sembra. No, non me lo dire. No. Allora, ragazzi, non c'è la seconda mano, vero? Purtroppo non c'è la seconda mano. Comunque, adesso metterò io queste torce per fare il tragitto per arrivare a casa nostra. Eh sì, ragazzi. Quando il nonno arriva. Allora, abbiamo messo, come ho già detto, le torce un po' di qua e un po' di là. Anche perché più torce abbiamo, meglio è. Così almeno non c'è il problema di dire: oh, ci sono mob! Siamo tranquilli al momento, poi andando avanti ovviamente vedremo un po' cosa fare. Comunque, abbiamo messo le torce, bene, messe qui. Scendiamo, madonna ragazzi, la nostra prima miniera. Ma non c'è niente qui, ma com'è possibile? Dobbiamo rompere per capire se c'è qualcosa di buono. Comunque ragazzi, vi stavo dicendo che io comunque sto guardando molto le serie dei mates in Minecraft di Stepney e compagnia bella, perché mi piace un casino come intrattiene, a parte che... Ma si è rotto il piccone, ragazzi, non c'è problema, noi abbiamo quello di scorta. Comunque, praticamente mi piace tantissimo come intrattiene, anche perché cioè, è veramente un intrattenitore bravo. E a me ovviamente piace, quindi lo guardo. E niente, ho visto da lui che ha creato molte, tra virgolette, sculture. Cioè ha creato qualcosa di veramente eccezionale. Assurdo. Quindi io ho deciso di creare anch'io qualcosa sul mio nuovo mondo, ovviamente. Non sono un pro di Minecraft, ovviamente. Però comunque
cerco di fare il possibile, no? Ed eccoci qua a martellare i muri per trovare le risorse. Comunque ragazzi, io vi ricordo che se questo video arriva e si è rotto di nuovo il piccone, ma non c'è problema perché poi lo andremo a rifare, ma ne abbiamo un altro di scorta. Se questo video arriva a 31 like, ragazzi, a 31 like vi porto il secondo episodio, così mi fate capire che comunque ci siete e che comunque vi piace questo episodio. Cioè, mi piace Minecraft ovviamente. So che ormai tutte le persone portano Fortnite di qua, Fortnite di là. Anch'io porto Fortnite, però non è che posso portare sempre la stessa cosa, ovviamente. Quindi ragazzi, a 31 like io continuerò l'episodio, nel senso che vi porterò il secondo episodio, dove ovviamente non so cosa andremo a fare, però sti cazzi. Quindi vedremo un po', potremmo fare già la nostra, incominciare a fare la nostra casa, anche perché la nostra casa ancora non l'abbiamo fatta. Quindi tutto questo ragazzi, solo voi sarete a deciderlo, questa fase di questa serie, se continuarla oppure non continuarlo ovviamente. So che questo episodio comunque è stato un po' morto, però comunque capite anche che è l'inizio della serie, perché comunque sapete già che ogni volta che si inizia una serie all'inizio è come nei giochi, no? Cercate di entrare in un gioco, ma non è che già all'inizio avete tutto, dovete piano piano farvi voi il culetto. Quindi ragazzi, che vi devo dire? Io vi la... il nostro primo creeper. Aspettate un attimo raga, perché dobbiamo killare per forza, che sennò cioè questo ci distrugge. Non scoppiare. E muore il creeper. Io stavo per fare l'outro, raga, ma è spuntato uno zombie. Dai, zombie, muori. Fammi fare l'outro. Faccene un altro, va bene. Sti gran cazzi. Io e il mio personaggio vi salutiamo dal nostro, tra virgolette, bunker. E mi raccomando ragazzi, a 31 like vi porto il secondo episodio. Mi dispiace comunque, questo episodio è venuto un po' morto, così quello che è. Però cercherò di mettere un po' di musica di sottofondo, cercherò di tagliare i pezzi morti e robe varie. Io vi ringrazio ancora per la visione ragazzi, noi ci vediamo in un prossimo video. Now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for some